Prime Minister Croxley visits us as the leader of one of America's closest and most stalwart allies. Italy, in recent years, has emerged as one of the principal nations of the Western Alliance. Prime Minister Croxley, by assuming leadership of the Italian people, has quickly established himself as a major figure in global politics. And we're impressed by the dynamic and statesmanlike leadership provided by the new Italian government. And we're particularly pleased by this opportunity today to deepen our consultations and broaden our cooperation with our trusted Italian friends. Italy is playing a crucial role in the NATO effort to correct the imbalance in nuclear forces in Europe. In our discussion today, Prime Minister Croxley and I reviewed the INF negotiations between the United States and the Soviet Union and reaffirmed our goal, an equitable and verifiable agreement. If Soviet intransigence continues, we're committed to NATO deployment of U.S. missiles. We remain hopeful that an understanding will be reached, and we'll continue negotiations even after initial deployments. Indeed, for 2 years, the United States has negotiated in good faith while the Soviets have continued to deploy theater nuclear weapons. The Prime Minister and I also reviewed developments in other arms control fields. The United States and Italy share a common approach to the forthcoming conference on disarmament in Europe, where we will be attempting to reduce the risk of surprise attack in Europe by improving observation capabilities and by providing a better understanding of military forces and activities. We're striving for reductions of conventional forces and to establish parity in ground forces in Central Europe. I express to the Prime Minister our deep appreciation for the positive contributions Italy is making to Mediterranean security and to the search for peace in the Middle East. Italy was among the first nations to offer its forces for service in the Sinai to help implement the historic Camp David Accords. Italian and American soldiers now are bearing the difficult burdens of peacekeeping in Lebanon. We are cooperating there not only in keeping the peace, but in making peace as well. The Prime Minister and I reviewed our common efforts to promote genuine political reconciliation within Lebanon and to work toward the restoration of Lebanese sovereignty throughout that troubled nation. I cannot overemphasize the importance of the Italian diligence in this crucial effort. We examined the world economy, discussed our respective efforts to deal with the economic challenges we face. I expressed our understanding of the difficult economic problems Italy presently confronts and our support for the tough but essential measures the Italian government is taking to restore balanced and non-inflationary growth. I expressed the hope that our own strong recovery would help Italy lift itself out of its present recession. I've been especially impressed by Prime Minister Croxley's commitment to attack organized crime and narcotics trafficking. We share a crucial interest in efforts to suppress the international traffic in narcotics. According to the Prime Minister, and I have agreed to establish a joint Italian-American working group on organized crime and narcotics trafficking. Prime Minister Croxley comes to our shores as an especially welcome guest. In international affairs, where the element of personal trust is so essential, such meetings as this are invaluable. I'm delighted to say that the Prime Minister and I have laid the basis today for continuing the open, cooperative, and mutually helpful relationship which has been traditional between our two governments and their leaders. Il Presidente del Consiglio Craxi ci fa visita oggi nella qualità di dirigente di uno degli alleati più stretti e risoluti degli Stati Uniti. L'Italia, in anni recenti, è emersa come una delle principali nazioni dell'Alleanza Occidentale. Il Presidente Craxi, assumendo la direzione della guida del popolo italiano, si è presto affermato quale figura importante nella politica mondiale. Siamo veramente colpiti dalla dinamicità e dalle qualità di statisti che caratterizzano i dirigenti del nuovo governo italiano
e siamo particolarmente compiaciuti di questa occasione oggi di approfondire le nostre consultazioni e allargare la nostra collaborazione con i nostri fidati amici italiani. L'Italia svolge un ruolo di importanza cruciale nello sforzo NATO di riequilibrare il rapporto di forze nucleari in Europa. Nel nostro colloquio oggi il primo ministro Craxi e io abbiamo passato in rivista le trattative sui missili in Europa che sono in corso fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e abbiamo di nuovo riaffermato il nostro obiettivo, cioè il conseguimento di un accordo equo e verificabile. Se l'intransigenza sovietica continuerà, siamo impegnati allo schieramento NATO dei missili statunitensi. Continuiamo nella speranza che un'intesa sarà infatti raggiunta e proseguiremo nelle trattative anche in seguito agli schieramenti iniziali. Anzi, da 2 anni gli Stati Uniti hanno continuato a negoziare in buona fede proprio mentre i sovietici hanno continuato a collocare le loro armi nucleari di teatro. Il Presidente Consiglio e io abbiamo anche esaminato gli sviluppi in altri settori della limitazione degli armamenti. Gli Stati Uniti e l'Italia condividono un approccio comune alla prossima conferenza sul disarmo in Europa, sede in cui noi cercheremo di ridurre al minimo il rischio di ogni eventuale attacco di sorpresa in Europa, adoperando migliori sistemi di osservazione e promuovendo una migliore comprensione nei confronti delle forze militari e delle loro attività. Ci sforziamo per ottenere delle riduzioni ulteriori delle forze convenzionali e per stabilire un rapporto di parità in fatto di forze terrestri nell'Europa centrale. Ho espresso al Presidente Consiglio la nostra profonda riconoscenza per i contributi positivi fatti dall'Italia alla sicurezza della regione mediterranea e per la ricerca della pace nel Medio Oriente. L'Italia fu una delle prime nazioni a offrire delle unità delle sue forze armate per il servizio nel Sinai per aiutare nello sforzo di attuare gli accordi Camp David di importanza storica in quella regione. E quindi i soldati americani e italiani attualmente sostengono assieme i difficili oneri del mantenimento della pace. Stiamo collaborando in quella regione non soltanto nella salvaguardia della pace, ma anche nello stabilimento della pace. Il primo ministro e io abbiamo esaminato i nostri rispettivi sforzi comuni per promuovere una vera riconciliazione politica entro i confini del Libano e adoperarci anche per un ripristino della sovranità libanese in tutta quella travagliata nazione. Non potrei esagerare l'importanza della diligenza che ha caratterizzato la parte italiana in questo sforzo cruciale. Abbiamo pure passato in rivista l'economia mondiale e abbiamo trattato sui nostri rispettivi sforzi per risolvere le sfide economiche che abbiamo di fronte. Ho manifestato la nostra comprensione dei problemi economici così difficili l'Italia attualmente fa fronte e il nostro appoggio all'Italia per le misure così spinose ma indispensabili che il governo italiano sta a prendere per rinnovare una crescita bilanciata, equilibrata e non inflazionistica. Ho anche manifestato la nostra speranza che una nostra ripresa energica verrebbe in aiuto all'Italia per risalire la china e districarsi dall'attuale recessione in Italia. Sono stato particolarmente colpito dall'impegno da parte del Presidente del Consiglio Craxi nella campagna contro la criminalità organizzata e il traffico delle droghe. Noi abbiamo in comune un interesse cruciale in ogni sforzo per reprimere il traffico internazionale delle droghe. Perciò il Presidente del Consiglio e io abbiamo determinato una intensificata cooperazione fra i nostri rispettivi collaboratori per combattere sempre più la criminalità organizzata e il traffico delle droghe. Il Primo Ministro Craxi arriva alle nostre sponde
come un ospite particolarmente benvenuto negli affari internazionali, in cui l'aspetto della fiducia personale è così essenziale. Questi incontri sono di valore incalcolabile e sono lietissimo di dire che il Primo Ministro e io oggi abbiamo gettato la base per il proseguimento di questo rapporto aperto e di collaborazione, di appoggio mutuo, che è stato un caposaldo tradizionale fra i nostri due governi e i nostri rispettivi dirigenti. Molte grazie. Sono particolarmente grato al Presidente Reagan per l'accoglienza calorosa che mi è stata riservata nel corso di questa mia visita negli Stati Uniti. Considero questa accoglienza come un omaggio rivolto innanzitutto alla nazione italiana. Ringrazio personalmente il Presidente Reagan per la viva attenzione che, unitamente ai membri del suo governo, egli ha voluto prestare ai problemi e dai punti di vista che gli ho stamane esposto a nome del governo italiano. Ho trasmesso a mia volta al Presidente Reagan il messaggio di amicizia che il governo ed il popolo italiano rivolgono al governo ed al popolo americano. Un'amicizia che appartiene alla storia della nostra tradizione democratica ed insieme all'avvenire dei nostri popoli. Nel corso dei colloqui, che sono stati molto cordiali, aperti e penso di grande utilità reciproca, abbiamo approfondito con una comune ispirazione costruttiva numerose questioni. Questioni essenziali per l'organizzazione della pace in Europa e nel mondo, problemi e prospettive dell'economia internazionale e dello sviluppo dei rapporti italo-americani, temi di comune interesse per la cooperazione industriale e per una lotta a fondo contro la grande criminalità e il traffico internazionale della droga ad essa connessa. Stati Uniti ed Italia vogliono fermamente la pace, che considerano con assoluta convinzione come il bene più prezioso per l'umanità, e sono entrambi decisi a risolvere attraverso metodi pacifici le controversie e i conflitti internazionali. Nell'ambito dell'Alleanza Atlantica i nostri governi opereranno perciò ai fini del rafforzamento della pace, per mantenere aperte prospettive negoziali nel campo del disarmo e del controllo degli armamenti, per garantire la pace nella sicurezza. Sulla questione che in questo momento domina le relazioni est-ovest relativa all'equilibrio nucleare in Europa, noi intendiamo mantenere il rapporto di stretta consultazione e di costruttiva solidarietà che è in atto e sviluppare una linea di condotta coerente con le decisioni già adottate dai nostri paesi. Abbiamo seguito la via del negoziato, che deve in ogni caso rimanere aperta. Anche in presenza di un avvio del programma di modernizzazione dei sistemi missilistici della NATO, ove questo fosse reso necessario dalla linea negoziale negativa dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, il nostro proposito è quello di continuare a sollecitare la disponibilità sovietica per serie trattative senza pregiudiziali, con il fine di giungere ad un ragionevole e controllato accordo che valga a garantire un equilibrio delle forze stabilito al più basso livello possibile. Una politica di pace deve agire in ogni area del mondo per porre fine ai conflitti e ridurre i più pericolosi punti di crisi nel pieno rispetto della sovranità degli Stati e dei diritti dei popoli. In questa logica l'Italia intende assicurare il suo costruttivo apporto assumendo, come è nel caso del Sinai e del Libano, responsabilità dirette in una missione umanitaria e di pace per una prospettiva di unità, indipendenza e ricostruzione del Libano. Ma una politica di pace deve collegarsi naturalmente con una più ampia cooperazione internazionale. Per questo abbiamo confrontato i nostri punti di vista sulla difficile fase che attraversa l'economia mondiale nella prospettiva di favorire una ripresa stabile e duratura. Italia e Stati Uniti debbono promuovere un ulteriore sviluppo del volume dei loro scambi e della loro cooperazione, che renderà ancora più saldi gli eccellenti rapporti politici esistenti tra i nostri paesi. Allo scopo di una sempre più efficace lotta contro la grande criminalità organizzata attorno alle correnti internazionali del traffico della droga, che sfida e minaccia le nostre società,
Sarà istituita una speciale commissione mista e saranno predisposti gli atti necessari perché essa possa svolgere le sue funzioni con piena efficacia. Nell'incontro di oggi il presidente Reagan ed io abbiamo confermato i sentimenti di amicizia che legano i nostri paesi, riaffermando l'impegno dei nostri governi in difesa della pace. Grazie. I am particularly grateful to President Reagan for the warm welcome accorded me during my visit to the United States. I consider this welcome primarily as a homage to the Italian nation. I also thank President Reagan for the special attention that, together with members of his government, he has dedicated to the problems and to the views which I've had the opportunity to expose to him this morning on behalf of the Italian government. I myself have conveyed to President Reagan the message of friendship from the government of Italy and from the Italian people, to the government and to the American people also, a friendship that belongs to the history of our democratic tradition as well as to the future of our two countries. During our talks, which have been friendly and open, and I believe reciprocally very useful, we have carefully examined with mutual constructive hopes several matters. These matters are essential to attain peace, both in Europe and in the world, problems and prospects of international economy, the development of Italian-American relations, issues of common interest for industrial cooperation, and for an in-depth struggle against crime and the international drug traffic connected to it. Both the United States and Italy are firmly seeking peace, which they consider with absolute conviction the most precious gift to mankind, and are both committed to solve international problems and disputes through peaceful means. Within the framework of the Atlantic Alliance, our two governments will work toward strengthening peace, aiming to maintain open prospects for negotiations in the field of disarmament and arms control, so as to guarantee peace through security. On the question of nuclear balance in Europe, which presently is the most important in East-West relations, we intend to maintain the present system of close consultation and of constructive solidarity, and to develop a line of conduct coherent with decisions already adopted by our countries. We have followed the path of negotiations, which must remain open in any case. Should a launching of the program for the modernization of NATO missile systems occur due to the negative negotiation policy followed by the USSR and by the Warsaw Pact, our intention is to continue to urge Soviet willingness towards serious negotiations without preconditions aimed at achieving a reasonable agreement, providing for some means of control, and some guarantees toward an equilibrium of the agreed forces at the lowest possible level. A policy of peace which must operate in every region of the world so as to terminate conflicts and to reduce the most dangerous frictions in full respect of the sovereignty of nations and of the rights of peoples. In this spirit, Italy intends to assure its constructive contribution by taking upon itself direct responsibilities in humanitarian and peace missions, such as it's the case for the Sinai and Lebanon, aimed at achieving unity, independence, and the reconstruction of Lebanon. However, a policy of peace must necessarily be linked to a wider international economic cooperation. This is why we have compared our points of views on the difficult period of the world that the world economy is experiencing in view of fostering a stable and lasting recovery. Italy and the United States must promote a further increase in the volume of their trade and cooperation, which will further strengthen the excellent political relations already existing between our two countries. Also, in view of an ever effective fight against organized crime, which is involved in international drug traffic, and which is challenging and threatening our societies, a special joint commission will be set up, and the necessary steps will be taken so that it may operate in the most effective way. In our meeting today, both President Reagan and myself
have reaffirmed the feeling of friendship which binds our two countries, reaffirming the commitment of our governments for the safeguard of peace. Thank you.